Anche un euro è simbolico, perché noi cercheremo di portare questi soldi al comune. Noi come raccolta stiamo trovando molta adesione del cittadino, però vediamo che purtroppo le istituzioni, sia il sindaco che qualsiasi assessore o consigliere, vedo che è molto restivo a venire da noi e a dirci che come sta andando la raccolta. Ma c'è stato qualcuno degli amministratori? Noi chiediamo come associazione di Trento La Pozzuoli e Ducenda, in collaborazione con l'associazione Mamme Coraggio e quei ragazzi del forum del FE che ci stanno dando una mano, noi cerchiamo di fare sicurezza stradale, non di metterci contro l'amministrazione. Quindi la raccolta praticamente servirà per la raccolta, tutto quello che noi i vigili urbani di Aversa, noi vigili, perché siamo onorati di dire ai vigili urbani, regaliamo noi d'accordo col cittadino, uguale pare al cittadino, diamo questa possibilità di poter controllare i ragazzi che quando li incontrano per vedere se stanno, okay, pure per prevenire questi incidenti stradali. Ma l'idea di raccogliere l'alcol test è perché i vigili urbani non ce l'hanno gli alcol test? Non ce l'hanno l'alcol test, basta organizzarsi per prevenire, che sarebbe meglio che poi trovare delle vittime per terra stese. E come noi ci battiamo sempre come sicurezza stradale, siamo fieri oggi di essere qui e di aver trovato molta sensibilizzazione per la gente. Stiamo informando anche la gente che noi quello che diciamo lo testimoniamo pure, perché il 25% delle sicurezze stradali dovrebbe essere reinvestito in sicurezza stradale, quella cosa che noi abbiamo chiesto sempre da 5 anni, ma non abbiamo mai avuto. Di che cosa? Allora, un verbale, delle multe, un verbale matematicamente il 50% dovrebbe essere reinvestito in sicurezza stradale, il 25% va in uniformi e tutte queste cose che dovrebbero stare vicino al comando dei vigili, in sicurezza stradale, progetti o altre cose. Il 12% va per quanto riguarda le segnaletiche e il 12,5% sono tutte cose messe assieme che noi sul territorio denunciamo, perché non c'è una normativa, non c'è qualcosa che il comune sta vicino a. Queste percentuali sono stabilite per legge? Sono stabilite per legge, non lo stabiliamo noi, l'ultimo governo Monti addirittura abbiamo una circolare qua che dice dove soldi delle multe dove vanno a finire? Noi denunciamo pubblicamente che purtroppo c'è una negligenza che non vuole aderire a queste cose.